e prosegue le sue collaborazioni, incontra un altro grande musicista che si chiama Nicola Piovani e con lui dà vita a uno degli album, forse l'album più leggendario, più ascoltato, più studiato, più amato, questo, non al denaro, non all'amore, né al cielo. È un album che contiene tante canzoni. E qui vedo fogli, vedo un caos creativo per il quale devo introdurvi Morgan. Che ci parla di queste, soprattutto di questa canzone, Un giudice. Un giudice fa parte di questo album che hai già citato tu. È un disco molto bello perché concept, cioè dischi che oggi non si fanno più, purtroppo, con un filo che lega tutte le canzoni. Queste canzoni sono dei personaggi, personaggi che De André prende da questo libro, che sono 299, lui ne prende 8. Sono personaggi che parlano già da morti, cioè sapete che De André in realtà, insomma, praticamente aveva questo tema, la morte, cioè non c'è forse un pezzo che non parla della morte, tutti gli altri. Questo addirittura, sono già partiamo che sono già morti. E loro ci dicono la loro vita dalla lapide, perché sono degli epitaffi. Ma la cosa bella è che sembrano più vivi loro di noi. Quindi il giudice sostanzialmente è cattivissimo. Il personaggio cattivo Perché è cattivissimo? è cattivo perché lui nasce e a un certo punto non cresce, vede che tutti crescono e lui no. Lo prendono in giro, c'è una ragazza. All'inizio. Tra l'altro De André aggiunge un sacco di scene. Le quattro strofe di Fabrizio De André non sono molto uguali all'originale. L'originale è una scena, Fabrizio ne fa quattro, se le inventa proprio di sana pianta, cioè è un riscrivere. Comunque, io vorrei che sentissimo direttamente la voce di Fabrizio, che questa scena si è inventato lui, è questa di una ragazza che vuole vedere, insomma, se questo nano ragazzo c'ha veramente un grosso no, diciamo Carattere. caratteraccio, perché lui è piccolo e c'è la leggenda metropolitana, insomma, questa Certo, ragazza è sì. una Adesso grande. non mi dilungherei sul tema. No, e Fabrizio fa la strofa molto lunga, non ci annoia, probabilmente perché lei insomma, è una trovata del poeta. Sentiamo Fabrizio. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Cioè lui è il nano in questo momento, Ho la canta. curiosità Dal suo punto di d'una vista. ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio Che impertinente. linguaggio bello, Vuole aulico, scoprir se è vero è quanto dantesco. si dice intorno ai nani, Ma perché lui fa che epica? siano i più forniti della virtù meno Meno apparente. apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Insomma, adesso cosa succede? Che lui cresce, in realtà ha capito che non cresce. Qualcuno gli ha fatto uno scherzetto dall'alto a questo povero, diciamo, ragazzo e gli blocca il tempo e non gli gira in modo giusto perché a lui gli passano così, prima i mesi, poi i giorni e poi i minuti. A te e a me ci passano prima i minuti, poi i giorni, poi i mesi. È da lì che si capisce che per lui va tutto al contrario, ma soprattutto dentro il suo tempo è bloccato, fuori va a mille. Cioè nell'arco della canzone, in 10 secondi a lui gli passano 20 anni Eh certo, si praticamente. trova adulto senza essere cresciuto. Passano gli anni e i mesi e se li conti anche i minuti. È triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna, di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del...
Sentite il linguaggio assurdo. Perché questo linguaggio, questo tono, lui ha una responsabilità poetica, è un poeta. In fondo i poeti sono quelli che usano bene le parole. È una sua responsabilità. Ma perché De André parla dei sentimenti della gente. Lui parla dei personaggi, quindi descrive la gente per la gente. Non è uno che parla dei suoi mali d'amore, lo fa attraverso. Come Omero, la poesia epica. È un grande poeta per questo. Quindi adesso questo giudice qua, questo nano, non è ancora diventato giudice. Ora è incazzato. Quindi si impegnerà per raggiungere una condizione di potere sugli altri. Si vendica con l'umanità intera. Ecco perché è cattivo. Fu nelle notti insonni, vegliato al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva il vostro onore. E di affidarli al boia con piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Insegna questo pezzo, qual è la morale? È che se si bullizza un ragazzo diventa un adulto incazzato, soprattutto se diventa magistrato, sono casi da evitare. E poi ci insegna che bisogna aver pietà. Fabrizio De André è il cantautore per eccellenza che insegna il perdono, perché lui, il giudice, non lo giudica nella canzone. Lui lo affida al giudizio di Dio, che è l'unico che veramente può giudicare gli uomini.